Bella, sì. Boh, allora oggi stiamo qua, abbiamo montato il frigorifero, lo vedrai pure sul video che già probabilmente già è uscito. E mo qua con Stefano che ti racconta un po' le situazioni dei consumi, dei costi, dei litri vanno in base all'altezza, a capienza del frigorifero, no? E la mascherina sì, ce l'hanno giù perché se Eccola. no si capisce una mazza. Perciò lui il Covid non ce lo dovrebbe avere, io nemmeno, speriamo tutto bene, se lo prendiamo. Però stiamo a distanza, eh. Però stiamo a distanza e che non entriamo dentro al buco. Mo' tanto lo lascio a te, parla a te perché sei tu che devi spiegare un po', più che altro parla dei consumi, che è importante far capire quanta autonomia Giusto. uno ha con questi frigoriferi a compressore e le modifiche poi da trivalente a A quadrivalente. quadrivalente. Buon Divertite. pomeriggio, ciao Simone. Ciao Tutto zio. a posto. Abbiamo montato oggi a Simone un compressore monoporta, quindi il classico sottocucina. Ma la particolarità è che è un monoporta, quindi sottocucina a doppia anta, quindi vano freezer e vano frigo separati. Quindi nella sua altezza di 82,5 ci abbiamo sia freezer, porta unica, porta separata e frigorifero porta separata. E rientra nelle classiche misure di un frigorifero trivalente classico, quindi 82,5 o 48 o 52, gestito da un compressore 12 volte, quindi nasce a 12 volte, non inverter, della casa famosa della Danfoss, quindi ora si chiama ex Secop. De particolarità qual è? Faccio un cenno storico. Questo tipo di compressore risale dagli inizi del 2000, quindi con l'evento dell'euro. Prima del 2000 c'erano i vecchi compressori Danfoss, sempre Danfoss, che però ovviamente consumavano, stavamo intorno ai 5-6 ampere orari, 5-6 ampere orari circa. Però il problema è che tutte le partenze erano spunti, quindi in periodo estivo, la giornata estiva, il frigorifero al compressore poteva partire pure Eh sì, poi più 30-40 ore. apri, mo l'acqua in Quindi non era tanto il continuazione. consumo, ma era pure lo Lo spunto. spunto che partiva Capito? tutto. Sì. Certo. Invece questo BD35F, quindi la tecnologia del compressore, è diventato un compressorino mini rotativo, non ha più spunto, quindi prende velocità piano piano, No, diciamo, poi è da lì semplificata, super super silenzioso, non si silenzioso. sente È un PC niente. acceso. Ok. Parliamo dei consumi. L'abbiamo visto pure prima, i test Sì. Sì, abbiamo in fatto i fase di test che poi stanno accensione. pure sull'altro video L'altro per video. i consumi. Allora, ci sono due possibilità di regolazione, come ho detto a Simone, lo puoi regolare a periodo invernale e periodo estivo, ossia invernale noi lo teniamo al minimo di potenza, Depotenza. quindi stiamo intorno a 1,9 ampere l'ora, considerando che è un frigorifero Non di sta casa, acceso tutta non l'ora sta perché acceso tutta attacca e l'ora, stacca. ma ovviamente fa il ciclo come il frigorifero di casa, quindi lui ha il termostato che regola la temperatura più o meno. Abbiamo fatto st'opzione periodo invernale e estivo perché tanti clienti ci hanno detto: stiamo d'estate ed inverno al massimo mi gela troppo. Beh, Dice certo. tutto sto freddo a me non mi serve. Allora, con una piccola modifica semplice che ti ho Sì, spiegato, basta da staccare scollicciare la un cosetta, jack e mettere un lo altro. portiamo in questo periodo invernale, autunnale, primaverile, quello che sia, al minimo, quindi minimo consumi, minimi consumi. Con l'evento dell'estate, basta spostare questo ponticello, mandarlo a 3000 giri, ovviamente ci sale un po' di amperaggio, quindi parliamo da 1,9 ampere, arriviamo Certo. intorno ai 2,9, 3,2, Però proprio c'è il sole che picchia. che picchia, Ovviamente va a vantaggio col con pannello. pannellino solare stiamo alla grande. Ok. E c'è il sistema automatico del salvaguardia della batteria, questi compressori, non è modifica nostra, ma già esiste di suo. Ossia, se uno se lo scorda acceso, si spenge automaticamente a 11,2 volts. Quindi Quando la uno batteria non te la quando la devi. batteria scende a 11,2 per qualche motivo, tu lo sei scordato acceso, lui ti salvaguardia la batteria, non te la secca, in senso pratico. Prezzo pratico, è Senso ovvio. pratico. Quindi lui a 11,2 si blocca. E i consumi, l'abbiamo detto, il raffreddamento è un sistema di raffreddamento ventilato, quindi c'è il suo condensatore come un frigorifero di casa, che viene soffiato da una ventola 12x12, quindi massimo rumore forse la farà la ventola del compressore, Sì, infatti ma lui che non si questo. sente un po'. Poi mi è cassato lì, non senti proprio Si niente. sente Confermo niente, perché stavo lì sta proprio. acceso. Non senti quando è acceso e quando è spento proprio. Poi stanotte farò il test perché dormo qua, perciò. Ma sicuramente niente.
non ha elettroniche. No, semplice. Una cosa importante, prego, che ci tengo a dire, perché io sono un po' decoccio, capita che ci sta tanti come me pure che magari capiscono poco dei consumi amperaggi. Come mi stavi a spiegare bene, come mi hai spiegato prima, che è stato fatto un test. È stato fatto un test che c'è anche in video di un cliente che ha montato un 90 litri. Aspettate un attimo, vabbè, questi sono, come si dice, ha montato questo stesso tipo di frigorifero 90 litri, ha fatto il test il periodo di luglio con pannellino solare da 100 watt e una batteria da 100 ampere AGM. Ha preso i dati notte, giorno, c'era il sole, non c'era il sole, pioveva, che temperature c'era, quindi ha avuto un'autonomia in libera con questo tipo di compressore 18 giorni. 18 giorni. Sono certificati, quindi c'è sta una schedina proprio. In questi 18 giorni ci ha avuto, mi ha detto, dai 3 ai 4 giorni di pioggia. Quindi in quei 3-4 giorni, ovviamente, parliamo d'estate, che comunque ha fatto test tra i 32 e 33 gradi, 34 è arrivato. Cioè, ecco, chiaramente il pannello nella pioggia non caricava, però. Però ha avuto la sua. Però ha avuto 18 giorni di 18 giorni libera. Mi sembra abbastanza soddisfacente, voglio dire, calcolando che io col compressore che c'avevo all'altro camper ce la facevo un giorno, due, poi stavo a zero, weekend non ce lo facevo. Perciò. Vabbè, erano vecchi quei vecchi. Sì, vecchi compressori. Vecchi compressori. C'è quello da capire, che il compressore c'ha avuto sul settore camper c'ha avuto un'evoluzione che forse nessuno lo sa. Nessuno lo sa, cioè i nuovi compressori di adesso sono gioiellini, cioè sono micro compressori che poi gestì il consumo, l'energia, la resa tranquillamente con semplice resistenza. Scusa che mi vengono in mente le cose parlando così, quello che è da dire che estate inverno tu lo accendi mezz'ora, tre quarti d'ora, sta in temperatura, è freddo, sì, sì. Non lo devi andare a accendere il giorno prima per mettere la roba dentro che ti si rovina, esatto. Non c'è il problema di mettere roba dentro surgelata, perché se no me si rovina, oppure come tanti mettono le bottiglie dell'acqua congelate per farla. Questo mezz'ora sta in temperatura, c'è i viaggi e no come il trivalente che lo metti a 12 e a malapena mantieni a 12, già pure staccate, visto proprio non lo do perché 12 te fa quasi niente. Questo lo accendi, te scordi di tutto, te scordi proprio di tutto. Autonomia, a roba, io è l'unico. L'ho sempre detto, è l'unico frigorifero a compressore che tu ci puoi tenere il ghiacciolo, il gelato, l'estate, perché te li mantiene, mentre con l'altro ti squagliava tutto perché il giorno scalla, te rovina il latte. Sì, sì, sì. Questo invece a temperatura è costante, poi mo ci metto pure, come si chiama? Il termometrino, così c'ho proprio la temperatura esterna. Poi andremo su. Modifiche strane, niente, se leva il trivalente, se mette il compressore che utilizza già le griglie sue esistenti del trivalente, quindi se prende la sua aria esterna, aspira aria fresca e butta via aria calda, quindi nel suo kit. Non tocca fare modifiche a cellula, niente. È disponibile 90 litri, è disponibile il doppia porta, classico doppia porta 124,5 x 52,5. Color silver e colore nero. Questo è il questo silver. C'è disponibile silver, nero, sia in quella versione 90 che 150 litri. Il momento che te prenotano che gli serve, quanta disponibilità c'hai? Dipende, perché purtroppo col periodo Covid va tutto a rilento, però su appuntamento nessun problema. Poi per qualsiasi cosa. Vabbè, chiaramente sotto al link in descrizione lascerò tutti i dati con il telefono, tutti i dati suoi, vanno a visitare il sito Facebook e il profilo YouTube dove c'è stata tutta la dimostrazione. E poi segui, sì, perché tanto tu vedrai via dicendo, ti dico come va. Adesso ovviamente oggi stiamo a 16 gradi, 14 gradi. Sì, i muovi test, uno dice fredda grazie. Era freddo pure quello che era spento. Niente, aspetta me estate e poi Simone il grande ci farà sapere. Farò sapere, gelato quando lo tiro fuori, sei short oppure no. Attenti ai coli che è la roba fredda. No, va tutto bene. Vabbè, per ora è tutto. A voi studio. A voi studio. A voi studio. Bella zia. Bella zia.